telespettatori di Sesta Rete, ancora una volta l'appuntamento del martedì sera in diretta si chiama Scusi, lei che prende, ovvero i protagonisti si raccontano. La puntata del martedì in diretta, mentre poi siamo in replica nella tarda serata, sempre della serata appunto del martedì, in replica anche mercoledì pomeriggio e il giovedì mattina. Buonasera, buonasera dottor Ettore, signora buonasera Yolanda. Ai nostri telespettatori. Lei come al solito è sempre in forma. Grazie, la ringrazio, anche lei stasera è particolarmente elegante e mi fermo qui, basta. Grazie. Complimenti, basta. Gentilissima. Tra l'altro avremo due protagonisti originali, molto molto originali, e credo che ci divertiremo tantissimo. Non vedo l'ora, sono curiosa. Benissimo, grazie, mi ha già dato la scheda, certo. Quindi devo apprestarmi subito. Presenti a leggerla. Presenti l'ospite femminile. Grazie, grazie, grazie alla signora Yolanda. Allora subito diamo lettura della scheda di presentazione della nostra ospite che apre ufficialmente la puntata odierna di Scusi, lei che prende. Donna amante dello sport a 360 gradi, una sportiva che ama andare a cavallo e adora la pallacanestro, giornalista puntigliosa, spigolosa, diretta, sempre nella notizia, ma con garbo ed eleganza, gentile nei modi. Nella vita di tutti i giorni coniuga il lavoro di mamma attenta con il racconto quotidiano dello sport siciliano. A Scusi lei che prende, abbiamo il piacere di presentare e di ricevere nel nostro salotto Lucy Gullotta. La signora Yolanda. Salve, buonasera, ben arrivata. Grazie. Fa da padrona di casa. Buonasera. Ciao, ciao Lucy. Noi ci possiamo dare del tu, ci conosciamo da tanto chiaro, tempo. Da sempre. Infatti, posso accodare? Certo. Per il voi, ma pazienza. No, ci mancherebbe. Lucy la conosco molto bene, ho il piacere questa sera di ospitarla qui in trasmissione, perché sono sicuro che cercheremo un po' di carpire la figura di questa giornalista sportiva, perché oggi parleremo poco di lavoro. Esatto. Quindi cercheremo di conoscerti sotto altri punti di vista. E questa cosa un po' mi inquieta, fatta no, da no, te. Ci però mancherebbe. Andiamo avanti, sarà un divertimento. Grazie, grazie. Tra l'altro dopo ci sarà un rinfresco, quindi io procedo con la mia domandina di rito che dà il titolo al nostro programma, quindi Lucy, scusi, lei che prende? Tutto quello che desideri tu. Oh, che ospite fantastica, già la adoro. Infatti. Va bene, faccio io. Bene, a grazie, dopo. Grazie. Io tra l'altro voglio subito presentare la nostra donna quadro di questa puntata, la splendida donna truccata nel suo make-up da Dario Cerfolli. La ragazza si chiama Noemi, non parla, però il suo sguardo giovanile, insomma, arricchisce ancora di più questa bella scenografia, come al solito affidata al nostro Salvo Campo, che ringraziamo. Allora, Lucy, sei pronta? La tua prima mezz'ora cercheremo di scoprire i lati nascosti di questa figura femminile che ormai da un po' di anni a questa parte accompagna lo sport siciliano. Prima domanda, la qualità che preferisci di un uomo? La qualità che preferisco di un uomo, sì. La gentilezza. Ecco, beh, la gentilezza. Sono sicuro che un po' da un po' di tempo la gentilezza è un po' scomparsa negli uomini. Ma la gentilezza intesa come proprio galanteria, che non è un po' scomparsa. Il vecchio stile dell'uomo elegante. Esatto, totalmente vero. Sai quelle piccole carinerie, no? Dal lasciare il passo o dal non lasciarlo. Vecchio stampo. Vecchio stampo. Vecchio sì. Stampo. È un po' scomparsa questa figura. Questa è una cosa che mi attira sempre in un uomo ed è quel quid in più che lo rende attraente. Bene, bene, bene. Sono contento perché sono valori che ormai sono passati e quando una donna ce li fa ricordare siamo doppiamente felici e contenti. L'ultima volta che hai pianto? Guarda, stamattina. No, come? Che è successo? Io piango sempre, di continuo. Cioè, ti emozioni oppure? Per emozione, sì, io sono una persona che piange perché è nervosa, perché è triste, perché è contenta, perché è stanca. Non te ne vergogni? Assolutamente no, piango ovunque, ho preso coscienza di questo mio lato del carattere che prima era un handicap, perché quando sono nervosa piango comunque tanto. A molti nelle serve anche per scaricarsi comunque. Nelle scaricarsi... discussioni accese magari, poi piango, quindi non riuscivo mai a portare a termine quelle che erano le mie discussioni perché mi tiravo sempre indietro. Oggi invece non mi interessa più,
piango. Ma serve anche proprio per scaricare la tensione e poi magari possibilmente riprendere a pieno ritmo non so, io mi sento quello che un po' facevi prima. Quando piango. Ti sembri? Mi sento un po' spompata. Ah, sì. Però fa parte del mio essere, quindi l'accettazione sta alla base di tutto. Bene, bene, bene. Ok, allora vedo che rispondi con una bellissima determinazione, mi piace. Perché così quindi fa le cose più difficili. Poi no? Più tardi arriveranno le risposte forse un po' più impegnative. Signora Yolanda, si accomodi, che cosa c'è? Venga. A parte che sarei dovuta intervenire quando ha detto quando piange, quando la vedo. No, ma quella non. Grazie, come al solito. Come al solito. No, vabbè. Facciamo un po' di gossip femminile. Con piacere. Invidiosa di qualche collega della TV? O nazionale o locale? No. No, 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 devo l'invidia dire che non fa parte della tua l'invidia natura. Non è, non fa parte, ma realmente non fa parte del mio essere. Magari qualche volta una punta, ma una punta legata a qualche piccolo avvenimento che è più legato all'amoroso, non al lavoro. Ah, quindi nella sfera proprio privata, dei rapporti personali, ecco. Quindi professionalmente no. No, professionalmente non sono gelosa, perché penso che ognuno abbia le proprie competenze. Ma perché e voi donne fate sempre queste domande sulla gelosia? No, signora, non era per la gelosia. Ad esempio a me è capitato, che non è poi proprio invidia, mi è capitato di fare una constatazione, mi sarebbe piaciuto fare quel programma, non che la persona che lo conduce lo facesse male, ma vabbè, mi sarebbe piaciuto. Parlavo capito. Di lei naturalmente, dottoressa. Come al solito. Bene, bene. Ci bene, vediamo bene. Dopo. Grazie signora Yolanda, io a questo punto mi devo fermare, abbiamo la prima pausa pubblicitaria, vi ricordo che questa è la trasmissione Scusi lei che prende, abbiamo l'ospite femminile che inaugura la prima mezz'ora, la nostra giornalista amica Lucy Gullotta. Ci vediamo tra pochissimo, sempre qui in diretta su Sesta Rete. I protagonisti si raccontano e si raccontano seduti, sdraiati, rilassati sul salotto di Scusi, lei che prende. Abbiamo Lucy Gullotta, ancora grazie per aver accettato il mio personale invito. Grazie a te, a venire in trasmissione. Allora, un'altra domanda, un po' particolare. Cos'è il fascino per una donna? Il fascino, tu dici, l'essere affascinante, certo, o quello certo. Che ti crea, come tu ti vedi affascinante? In questo senso penso che sia la risposta giusta, vai. L'essere affascinante, sì. Il fascino, mantenere un po' di segreto, oppure dall'altra parte spiazzare con tanta sincerità. No? Sì. E quell'essere sinceri ti coinvolge e crea un alone un po' attorno a te. Che un alone è un po' di mistero, perché dice, è realmente così? È vero, non è vero? Cioè, lasciando il dubbio, no? Il fascino del naturale. Il fascino del naturale, che per una donna insomma è sempre un po' difficile, no? Perché la donna si presenta sempre con un'immagine un po' diversa rispetto alla quotidianità. Beh, ma non tutte le donne, questo che rende diverso questo una donna è vero, dall'altra. Questo è vero, perché è vero. La donna affascinante è sempre affascinante, quella che ha fascino non ha bisogno nemmeno del trucco, non sì. Ha bisogno nemmeno di sistemarsi la mattina quando si e alza dal E probabilmente letto, sono queste. No? Le vere donne, come dici bene, esatto. Tu, che hanno anche fascino. Una forza, una sicurezza. Senti, una follia che hai fatto, che ha fatto un uomo per conquistarti. Ah, ecco, infatti ero invidiosa perché nessuno ha fatto mai una follia no, per non conquistarmi. Non ci crederò mai, Lucy, non ci crederò mai. È la domanda dell'invidia, capito? Nessun dice, uomo sei mai invidiosa fatto una follia del lavoro, per no, dell'amore, perché io, ma come, nessuno fa follie per conquistarmi? Com'è questa cosa? Non lo so, io la mia è una domanda niente, in questo niente, caso. Niente, ancora non ne vedo. Deve ancora arrivare allora. Deve ancora arrivare, il futuro cerchiamo è aperto. Cerchiamo di essere ottimisti, no? Voglio dire, deve ancora arrivare l'uomo che... Che farà una follia per me, per amore. Ma è che fate le follie, voi uomini, sì? Quando siete respinti. Quindi bisogna respingere un uomo affinché questo faccia una follia. Hai capito tutto della vita, esatto, sono d'accordo. Quindi signora Yolanda, ma mi spunta con una domanda cioè, di questo genere con una la so con una per torta. Fare io con questa ecco. Torta del nostro barandrone. Cioè, ma, per la serie io ve la mostro e me la porto. Ma lei non sì, può meglio. Far questo, non può far Facciamo questo. Entrare Damiano, sì, prego. Damiano, Damiano del barandrone che si trova a Catania in via Androne grazie. 79, uno dei nostri sponsor. Grazie a Damiano che come al solito insomma farà degustare ai nostri ospiti non soltanto la torta che la signora Yolanda come al solito si prenota. Grazie, grazie, la possiamo già appoggiare qui così insomma si può ben vedere la Nutella insomma che sì. Accompagna un po' i sogni di tutti noi, no? Grazie. Perché grazie, grazie Damiano. Grazie. Signora Yolanda, però è anche vero che lei non può entrare in scena con una torta alla Nutella mentre parliamo
su che cosa un uomo dovrebbe fare per, insomma, impressionare la nostra ospite Lucy. Portare una torta del genere, ecco, sarebbe... No. Vabbè. Va bene. Ok. Allora, passiamo sempre a una domandina leggera, qualcosa di... Cosa non indosseresti mai? Cosa non indosserei mai? Non lo so, perché poi io indosso di tutto, quindi è un capo di abbigliamento oppure un cappello, ecco, un cappello di non quelli... Non è il tuo stile. Un cappello tipo Regina Elisabetta, ecco. Beh, quello penso che saranno in molte, no, a non indossarlo. A non volerlo indossare. Quindi anche abbigliamento sexy, abbigliamento, cioè anche queste sì, cose... Sì, sì, tutto mi piace. Ma se l'occasione, quindi non sì, hai remore. È una donna assolutamente. Aperta. È una donna aperta. Oh. Va bene, ci vediamo dopo. Grazie, ci vediamo signora dopo. Yolanda, grazie, grazie, grazie. Allora, devo farti un'altra domanda un po' particolare, perché sono anche curioso. La canzone che fischi più spesso sotto la doccia... La canzone che fischio, io non fischio sotto la doccia, io sono di uno stonato incredibile. Beh, tutti siamo stonati sotto la doccia. Quindi no? la fischio, la penso, la perché pensi, quando la penso la canticchi viene così, meglio. La canticchio così, magari con un testo diverso, perché spesso e volentieri succede che uno non ricorda il testo e allora lo inventa no, per l'occasione. Io non ricordo nessun testo di canzone. Quindi l'unica canzone che so a memoria sì? è Un giorno credi di Edoardo Bennato. Cioè, che non è una canzoncina che non così. È leggera, ma che mi ricorda che la vita cambia di continuo. Ma non la fischietto però sotto la doccia. Solitamente mi avvolgo nell'acqua bollente. Ti basta per mi rilassarti. Basta questo, sì. Mentre invece molti invece fischiettano proprio per rilassarsi, per stare no, perché se sereni e tranquilli. C'è mia figlia che bussa e io per piacere smetto. Ah, addirittura, ecco. Ho capito, insomma, molto a deciso. A questo livello. Tra l'altro poi sentiremo la tua bella videocanzone, c'è tutta una storia che non stiamo sì. qui adesso a raccontare, la racconteremo dopo. Mi è piaciuta perché anche personalmente mi ricordo un certo periodo della mia vita, sì, esatto. Siamo agli inizi degli anni Ottanta. Allora, per te, attenzione Lucy, per te cos'è la speranza? La parola motivo, speranza, intesa vita, come vita generale. Un motivo di vita, un'aspettativa, un'idea del futuro, un cambiamento, una proposta, ecco, qualcosa che comunque ti spinge in ogni momento ad andare avanti. Mm. E basta, siamo sicuri? E basta. Mm. Sì. Guarda, questo è un salotto da psicanalisi, nel senso che tutti debbono dire la verità, tutti tranne la signora no, Yolanda. Vuoi sapere qual è la mia speranza, cioè cosa vorrei io dalla vita o cos'è? Potrebbe essere qualche cosa, sì, certo, perché no? Vogliamo sapere qual è la tua speranza? La mia speranza è quella di poter realizzare tanti altri sogni che ho ancora chiusi nel cassetto. Beh, questa è un po' scontata no, questa cosa. No, ma per esempio io sto aspettando, sì, è un po' sì. scontata, però il mio progetto di vita è sempre stato quello di andare a fare del volontariato in Africa, oh. da quando ero ragazzina, oh. cioè proprio vivere un'esperienza un po', chi lo chiama anno sabbatico, chi chiama missione, qualcosa del genere. E non l'ho mai fatto perché nella fase della vita... Un po' hai l'obiettivo dello studio, certo, poi c'è un po' anche hai la figlia. La famiglia, poi hai la figlia, per cui si è deciso sì? che nel momento in cui la figlia si staccherà da me io avrò farai un anno questa sabbatico esperienza. Prima di diventare nonna e quindi ricongiungervi con la figlia, come da lei richiesto. Non per fa... l'occasione eventualmente la signora Yolanda può venire con lei è bravissima certo. a fare la volontaria. La volontaria al la mare. La speranza, tanto per chiudere il cerchio, sì? è che io possa realizzare questo mio desiderio. Sei una donna determinata, quindi credo che ci riuscirai, guarda, io ho questa poi sensazione. Poi ne ho tante, Ettore, io sono una che spera tanto. Ma eh? È giusto che siano così, le speranze non debbono mai morire. Io sono un po' come la canzone, è quella. Un giorno credi? Un giorno credi? No, quella, ah, del quella video. Che sentiremo esatto. poi del video. Bene, che c'è signora Yolanda? Anche lei vuole partire, vuole andare via finalmente. No, al laboratorio di pasticceria. me l'immaginavo. Vuole fare un'altra domanda alla sì, signora? Sì, sì, perché splendida questa ospite è molto profonda, io invece cerco di distrarla con domandine molto leggere. Io nel frattempo mi distraggo con la e nostra bella pareva. Noemi, banale. Che la guardo insomma, banale e mi rendo conto che la gioventù è la cosa più bella ecco, del mondo. Ecco, io me ne sì. vado. No, 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 sto scherzando. Peccato che arrivi troppo presto, come diceva. In che senso? Che la gioventù? Che dovrebbe arrivare più tardi è vero, nella vita. È vero. Signora Yolanda, la faccia allora, questa domanda.
Premesso, se ti piace cucinare, qual è il tuo piatto preferito, cioè quello che cucini meglio? La paella. Ah, wow, che buona! La paella, qui ti rispondo benissimo, wow, per subito, perché io sono una a cui piace mangiare, si bene, vede, e a cui piace cucinare per benissimo, gli altri, più che per me stessa. Io mi annoio a cucinare per me, solitamente se sono solo a casa mi arrangio. Ma questo un po' tutti, sai, esatto, quando ci sono degli ospiti o delle persone care. Mi gratifica avere casa piena con le tavolate e cucinare per gli altri. La paella mi viene che è una meraviglia. Ci potevamo organizzare stasera un fornelletto. Mai dire mai. È lunga, ma vi invito. Mai dire mai. Okay. Bene, allora accetteremo l'eventuale tuo prossimo invito, cara Lucy. Grazie, signora Yolanda. A dopo. Ci vediamo dopo. Allora, l'ultima domanda e poi vedremo, ascolteremo soprattutto questa bella tua videocanzone. Allora, il regalo più bello che hai mai ricevuto? Mia figlia è scontato. Beh, escludiamo tua figlia. Quello è un regalo tuo sicuramente al di sopra delle parti, però un regalo anche materiale, no? Un regalo anche materiale, il regalo più bello. Risale sempre agli anni dell'adolescenza, proprio. Beh, chiaro, quelli si ricordano sempre. Cose semplici. 18 anni, 17, 16 anni. No, è stato un regalo perché a me piaceva fare immersioni e quindi quando avevo 20 anni... Ma quante cose facevi quando eri piccola? Di tutto, io ho provato di tutto. Quindi quando avevo 20 anni volevo fare immersioni, ma non avevo questi soldi, poi i soldi per comprarmi sì, le attrezzature, anche se lavoravo, facevo sempre dei lavoretti. E quindi un giorno a sorpresa mio padre è arrivato con questo monobombola e mi ha regalato tutta l'attrezzatura e mio padre non era uno che spendeva facilmente, no? Per cui il gesto è legato veramente anche, accontentato. Esatto, il gesto è legato anche ad una personalità che era sempre un po' tirato, la manina corta. Quindi quel regalo è rimasto indelebile nella tua fantasia. È più stato il monobombola, che di per sé non certo, non il gesto cosa, di averla trovato il lì gesto di avermi dopo pensato, averlo sognato tanto. Averlo sognato, andavo lì e lui senza dirmi niente me l'ha fatto trovare per una cosa che poi lui reputava inutile. Adesso ti devi riposare una mezz'oretta perché ospiteremo bene l'ospite maschile e poi dopo la terza mezz'ora tutto, allora. Sì, okay. Adesso tranne la torta, tra sì. La sì. Torta no, no, sono interessata nella terza mezz'ora, poi vi vedrete insieme in trasmissione. Benissimo. Quindi avrete modo e sarà un piacere Di conoscervi e di chiacchierare insieme a noi. Bene, allora prima di salutarci per lo stacchetto pubblicitario io colgo l'occasione per ringraziare Anita di Magic Air, via Cronato 96-98 Catania. Io come al solito voglio sottolineare la presenza bellissima della nostra donna quadro, la splendida, unica, meravigliosa... Com'è il suo nome? Noemi. Ecco, io lo sapevo che lei non se lo ricordava. Io me li sto segnando tutte queste Noemi, belle donne. Con il make-up di Dario Cerfolli, sulla scenografia, chiaramente, di Salvo Campo. Ci fermiamo la pubblicità e subito dopo, tra pochissimo, arriverà l'ospite maschile a Scusi, lei che prende? È volata la prima mezz'ora e quindi abbiamo già salutato la nostra ospite femminile, tra pochissimo arriverà l'ospite maschile e come al solito diamo ancora una volta il benvenuto alla nostra signora Yolanda che ritorna qui per la scheda di presentazione. Ospite maschile che vi preannuncio sarà un fiume in piena. Mamma mia, ci divertiremo tantissimo. Prego. Grazie signora Yolanda. Allora, scheda di presentazione dell'ospite maschile nella nostra puntata di Scusi, lei che prende. Lui è il cabaret per eccellenza. Lui è l'immagine perfetta per sorridere e divertirsi. Sa essere ruspante, sa essere goliardico, sa essere colui che racconta i nostri buffi vizi in maniera comica, centrando sempre l'obiettivo. Mai volgare, anzi assolutamente mai. Altrimenti non sarebbe sicuramente uno dei comici più amati della nostra Sicilia. A Scusi lei che prende, Gino Astorina. Lo dice la signora nessuno. Yolanda come al solito, essendo un comico. Non ero perso. Cominciamo bene. Oh, complimenti. Benvenuto. Benvenuto. Grazie. Benvenuto. Grazie ciao, a voi. Ciao Gino. Grazie. Accomodati. La scheda era per qualcun altro. No, era la tua, era la tua la scheda. Sicuro? Sì, era la tua. A parte dottor Ettore che l'ha definito ruspante, io ho pensato alla rosticceria. No, ruspante nel senso che... Pollo. Ad un po' classico. Quanto bollo. Sono contento di ospitarti nel mio salotto. Grazie. Perché tu, insomma, sei stato un cultore della televisione tantissimi anni fa con quella bellissima trasmissione che era Sala da Barba. Che io seguivo tantissimo.
e nel mio immaginario ho sempre pensato che come insomma facevi vivere gli ospiti era straordinario, quindi per me sei maestro in queste cose. Io voglio fare un inciso, so che qui non si parla di lavoro, però io l'ho anche visto in una fiction dove interpretava un... Non è vero. Sì, è vero, bravissimo, complimenti, inciso e chiuso. Oltre mia mamma, allora... No, bravissimo, complimenti, bellissimo ruolo. Bene, signora Yolanda, faccia la domanda sì, di rito. Sì, facciamo la domandina di rito, che è quella che dà il titolo al nostro programma. Senza cose difficili, vi prego, però, perché ho studiato poco e male. Va bene, allora la cambio. Allora, Gino, scusi, lei che prende? Cosa posso prendere? Un qualcosa che sia analcolico, una cosa che... possa essere dissetante, va una bene, cosa che ci pensa la signora ci Yolanda. Penso io. Grazie. Ci vediamo dopo. Grazie, grazie signora Yolanda. Allora, non parleremo di lavoro. No. Niente, non si parla no, completamente di lavoro, cercheremo di scoprire altre cose di Gino, Gino Astorina. Ettore, c'è una cosa, noi ci daremo del Leo del tu? No, diamoci del tu. Diciamoci del tu, perché giusto. Sì, vabbè, però questo è un salotto molto anche cordiale. Anche perché ne posso mettere a queste sì, belle. Sì, metti di comodo, bella, guarda, alcuni si sono pure distesi. Il salotto mi piace perché è così, è rilassante. E so che quando uno si rilassa, zac, poi il conduttore fa il matador. Prima che iniziamo a parlare e ti faccia le domande, sì. La nostra donna quadro, ecco, il tuo pensiero sulla donna quadro, che è viva ma non parla, bello, e che insomma dà l'idea della curiosità anche bella, femminile bella, in questa occasione. Bella, è donna, è bella da vedere e non parla, vedi che grande cos'è. Io un quadro del genere me lo porterei a casa. È vero, è vero, così siamo tranquilli. Quindi. Fantastica, complimenti. Allora, Gina Astorina, prima domanda: il tuo principale difetto? Tutti abbiamo dei difetti, alcuni se li nascondo, altri invece li. Allora, il mio principale difetto è quello di avere 1,5 miliardi di difetti. Ah, ma bene. Non uno, un non miliardo sai da e che mezzo. Parte cominciare. No, infatti, provo anche delle difficoltà nell'avere una graduatoria, Ettore, credimi. Però quello principale, sai forse qual è? Quello di essere un possessivo da impazzire. Io, gli amici... Che per l'uomo non è una novità, voglio dire, un po' siamo possessivi, no? Sì, su alcune però cose. Però io sono possessivo nell'amicizia, sono possessivo con le persone alle quali voglio bene, sono possessivo con i colleghi di lavoro, io... Anche sulle tue cose personali, possessivo? Quello no. Sulle cose personali no, è una cosa molto strana. Molto strana. Io sono possessivo sulle cose aleatorie, perché ad esempio sugli affetti, sugli amori, sulle amicizie, sulle sensazioni, sulle emozioni, lì sono possessivo da impazzire. Beh, non è una cosa sbagliata, perché così insomma, no, io un po' mi ci rivedo sulla possessività in questo senso, anche io sono molto possessivo nei rapporti di amicizia. Perché che ti posso dire, io... quasi quando c'è un amico vorrei che rispondesse con determinate cose che magari vorrei suggerire, so che è sbagliato e non vero, è giusto. Questo è anche vero. Senti, qual è il giorno più felice della tua vita? Qual è stato? Se ci sarà? Forse? Prossimo? Che ne sappiamo? Allora, Ettore, ti rispondo con una sincerità estrema. E lo so, tu potrei anche dire, sai, frase d'effetto. No. C'è mia moglie che mi guarda, il giorno del matrimonio. Il giorno in cui l'ho conosciuta. Il giorno in cui l'ho conosciuta, no. No. E il giorno in cui mi è nata la prima figlia, no. La seconda figlia, no. A posto siamo, non ci tornare a casa stasera. No. il giorno più bello della mia vita è sempre il giorno... successivo, quello che verrà domani, sai perché? Perché oggi è stata una giornata felicissima, domani lo sarà ancora di più. Essendo un inguaribile ottimista, allora io svegliandomi, allora potendomi alzare con le mie gambe, potendomi lavare con le mie mani, potendo respirare, autosufficiente a 360 gradi, svegliarmi e sapere che dall'altra parte c'è mia moglie, che ci sono le mie figlie che mi stanno salutando perché si va a lavorare, è quello il giorno. Sai cosa mi piace? La mia felicità in che cosa consiste? Nella normalità. Questa è una bella risposta, perché effettivamente ogni giorno diventa il giorno importante e domani sarà ancora più importante. Però non dobbiamo mai dare per scontato la normalità, perché se tu dai per scontato la normalità, ritirarti a casa e fare le stesse cose, diciamo non faccio sempre le stesse cose, no. No. La normalità credo che sia forse una delle cose più belle in assoluto. Beh, signora Yolanda,
Signora Gina Yolanda, sistemato in quest'ultima risposta, perché già era partito la donna è bella perché non parla e non sono felice il giorno del... Già era partito malissimo, ora pian piano ha recuperato. È un uomo di televisione. Lo consumava, signora Yolanda. Allora, dica, che c'è? Sì, no, adesso sono curiosa, visto che ho capito che è un uomo passionale sia in un senso che in un altro. Se sfacciatamente diciamo, doppio senso, come ha detto Emanuele, doppio senso, cosa vuoi canare e scindere, senza problemi. Siamo seri. Restiamo seri. Se sfacciatamente le fanno un torto, come reagisci? Mamma mia, sono permaloso da impazzire. Ma non so perché. Ma sono di chi ti danno che mi ingagno, mi viene una funcia. Ricambio no, però mi ci rimango male, ma fenno, una cosa. Però poi dopo 5 minuti mi passa. Ah, non reagisci? Ce lo perdoni pure, magari lo perdoni pure. Non reagisce. No, sai qual è il discorso, Ettore? Io su questo punto poi entro un po' di presunzione. Perché penso, ma io perché perdere tempo con te? E allora non ho neanche l'idea, dice, ah, l'odio, no, perché è molto più forte dell'amore. No, però magari hai altre cose da fare. Una reazione più istintiva, no? Se viene sfacciatamente fatto un torto. Se viene sfacciatamente fatto un torto e ho la possibilità di poter controbattere immediatamente, lo faccio senza problemi. Lo faccio senza problemi. Solo che poi non voglio perdere più di tanto, perché penso, se siamo arrivati a questo punto, allora vuol dire che... Come si suol dire, cade dal cuore poi quella persona e quindi non ce n'è più bisogno. No, cade una cosa molto più grave, l'indifferenza. È vero che l'indifferenza. Vero, l'indifferenza, no. Bene, grazie signora Yolanda. Yolanda, va bene oppure ho recuperato o no? Non lo so, ci devo pensare. Un poco mi fa preoccupare la signora. Sì, intriga, intriga. Vedremo alla prossima domanda. Bene, grazie signora Yolanda. Noi adesso invece ci dobbiamo fermare, abbiamo una pausa pubblicitaria. Rimanete con noi, siamo nella seconda parte della trasmissione Scusi lei che prende. L'ospite maschile, l'avete già abbondantemente riconosciuto, Gino Astorina. Tra poco di nuovo in diretta qui su Sesta Rete. I protagonisti si raccontano e oggi abbiamo ospite qui a Scusi lei che prende, Gina Astorina. Ciao Gina, ancora una volta un ringraziamento. Innanzitutto grazie per l'invito, perché ma sai che mi trovo bene, sono rilassato, tranquillo. Sì, tutti dicono che effettivamente il salotto rilassa, anche perché poi soprattutto non si parla di lavoro, quindi insomma meglio ancora. Ma poi c'è una cosa, parlare di lavoro, tu sai meglio di me, chi come noi fa questo tipo di lavoro? Quando tu poi ti incontri con qualcuno, ah, cioè, sai, ti presento il mio amico Ettore, lavora in televisione, fa il presentatore, fa l'attore. E poi la risposta è, sì, ma che lavoro fa? Sì, che lavoro? Perché non è mai considerato, non è mai considerato come un lavoro serio. Senti, il dono di natura che vorresti avere? Ne hai tanti? Bello. No. Ne hai tanti, uno perché vorrei... sei una persona poliedrica. Uno però forse vorrei... magari qualcosa che hai sognato di avere. Ma perché non me le... Non me lo dicevate prima, mi preparava, faceva ma è la parte di chi do intelligente, uno di chi do capotare. I nostri ospiti non sanno assolutamente le domande, ma non è che li vogliamo mettere in difficoltà, però la spontaneità però può diventare... Il dono di natura che avrei voluto avere, ma sai, un sacco. Uno saper disegnare. Ecco. Saper disegnare. È una cosa che mi piacerebbe tantissimo. Io sono... Negato. Ma no, dire negato è niente. Sono scarso. Scarso, i miei disegni, se io dovessi disegnare... Ridicoli! Ma molto di più, sono infantili, sono delle cose infantili, mi piacerebbe tantissimo. Beh, sarebbe stato disegnare. Bello. Avere un bel tratto, una cosa... Bene, è vero. Scarso. È vero. Ma signora Yolanda, vedo che è arrivato anche Damiano, no? Siccome si sta rilassando troppo, quindi io intervengo, così lo facciamo un attimo. Prego, facciamo entrare Eccolo Damiano. Eccolo qua che arriva Damiano. Grazie. Del bar Androne, che si Grazie. Trova in via Androne 79 a Catania, come al solito aiuta a rifocillare i nostri ospiti che ci vengono a trovare in salotto. Grazie Damiano. Alla vostra salute anche... Alla salute grazie, del bar Androne, giusto? Grazie. Alla salute. Grazie, ciao Damiano, grazie. Posso? Prego, sì, certo, ci mancherebbe. Anche perché tra non molto arriverà l'ennesima domanda tra bocchetto della signora Yolanda. Il pungiglione della signora Yolanda. Allora, facciamo una cosa, faccio una domanda io. Benissimo, così si rilassa. E poi Perfetto. Dopo... intervengo io. Cioè, devo un'iniezione, va. È una cosa che si rilassa. Senti, Gino, sei un tipo razionale o emozionale? Emozionale. Proprio diretto. Sì, emozionale. Ti fai prendere molto più da questo stile. Io sì, è un divento forse
man mano che divento più vecchio, un po' di razionalità ci vuole, cioè, però ancora è predominante l'emozionalità. E questo ti fa sentire comunque attuale, presente, no? Pronto a battagliare in qualsiasi cosa, no? Perché sì, sia ancora nella forza e nella determinazione, sì, tale di... Ettore, tu lo sai meglio di me, se ragioni col cuore, metti da parte ogni forma di raziocinio, allora non è che dici aspettami, con me, vediamo, non vediamo. Possibilmente ti butti lì e poi con la mente dici ma come fici a fare, però una volta che sei lì porti a compimento. Certo, poi certo. Quando c'è l'emozione, sì, insomma, tutto passa in secondo piano. La sua emozione? No, non la vogliamo sapere. Io intanto la devo ringraziare perché mi ha dato l'assist per la mia domanda. Io volevo approfittare del fatto che questo ospite è sincero, sì, è emozionale, è diretto. È Gina Storino. Molto signore. Allora, premesso che questo è un complimento sincero, è un uomo affascinante, quindi affascino. Come reagisce quando le fanno la corte? Perché non mi dica che non è successo e sarà successo che una donna le avrà fatto capire o sfacciatamente fatto la corte. Yolanda, me lo auguro che succeda perché sono diventato un osservante non praticante. Sì, vabbè. Perché con l'età, mamma. Non ci crediamo. Però è una persona seria, quindi insomma. No, ma io non ho detto che non è seria. Allora, avere dei corteggiatori o delle corteggiatrici non è un peccato. Allora, diciamo, no? Che non mi è mai capitato. Se mi dovesse capitare, ecco, vabbè. Sì. Allora, non mi è mai capitato, ma se mi dovesse capitare, a me piacerebbe tantissimo andare all'attacco. A me piace conquistare, non essere conquistato. Bella, quindi giocare risposta. D'anticipo. Sì, sì. No, giocare d'anticipo no, però cercare di controbattere e dire vediamo fino a che punto posso arrivare. Tipo una sfida, ecco. Sì, mi piace tanto. Infatti nel rapporto con le persone che amo, e la sfida ci deve essere sempre. Un ping pong continuo. Sì, sì, io parlo delle persone che amo, delle persone che stimo, delle persone che voglio bene, delle persone che ammiro. Io non posso avere un rapporto alla pari. Deve essere un rapporto stimolante, perché continuamente stimolante. È vero. Va bene. Grazie signora Yolanda. Va bene, può andare? Bene. Se dovesse sapere qualche cosa, mi dicesse per Yolanda. Vediamo, ancora da vedere come risponde alle prossime domande. Vabbè. Poi vedremo. Lei sta entrando troppo in confidenza con grazie. Il nostro. È perché è simpatico. Grazie. A grazie. Dopo. Grazie. Allora, io adesso vi devo ricordare una cosa molto importante, la scenografia di Salvo Campo e ancora una volta il make-up di Dario Cerfolli sulla nostra bella donna quadro. Eccola qui che sovrasta in questo caso la tua figura. Come hai detto bene tu, bisogna portarsela a casa perché comunque fa sempre piacere. Troppo carina, troppo carina. Certo, se inquadrate sia me che lei, a me a metallica, uno dice quello sopra un mobile, perché stai parendo Buddha, mi sono accettato. Senti, adesso dopo che si stai guardando in camera, ti commuovi spesso? Spesso no, però riesco ancora a commuovermi. L'altra sera come un cretino... No, ce la devi raccontare questa, dai. L'altra sera come un cretino, io so che a questo punto perdo ogni forma di credibilità. Sai cosa mi è successo? Ho visto. Che hai visto? Ho visto il film Teddy, quello lì dove c'è l'orsacchiotto. Sì. L'orsacchiotto che prende, diciamo, vita. Prende vita e diventa il miglior amico. Un orsacchiotto, ah, di sì, un orsacchiotto che poi fa tutto un suo percorso di vita. Fa tutto un suo percorso di vita, cosa via discorrendo. Sì, sì, e sì, quando... Sì. L'orsacchiotto, cioè, geniale l'idea comunque. Geniale. In fondo è Pinocchio. Sì, infatti, Pinocchio. Infatti. Allora, quando lui perde l'orsacchiotto di peluche, perde la vita. Sì. Ma sai che mi è successo? Che mi sono commosso e disse ma che mi sta succedendo? Mamma mia, che significa? Che mi sto commuovendo per un orsacchiotto di peluche che... Però, allora, ti dico una cosa, mi commuovono delle cose quanto mai strane. Poi quando dici te ne racconto un'altra. Vabbè, ma questa qua dell'orsacchiotto è bellissima perché effettivamente... Mi sono rovinato anche le mie stesse mani. Sì, ho l'impressione di sì. Come fai a uscirtene adesso? Esatto, come faccio ad uscire? Magari mi arriveranno degli orsacchiotti a casa. E li mandano così per cercarti di tirarti su di morale. Allora, adesso una domanda un po' cattivella. Ma dai. Dai, te la devo fare per forza. Quanti anni ho? Cosa significa per te invecchiare? Questa è una gran bella domanda. Dai, cosa significa per te invecchiare? Per me invecchiare significa mettere a frutto un mare di cose, l'esperienza, mettere a frutto... A me piace invecchiare.
Siamo in due allora. Ma sai perché? Siamo perché, in due. Ma non perché stia invecchiando bene, anzi, passo da una X a una XXL, però ti posso dire una cosa, ad esempio, senti questo suono, è il mio cervello che mi fa ricordare... non soltanto il tuo. Mi fa ricordare che invecchiare credo che sia una delle cose più belle. È vero, è vero. Anche perché poi dopo hai modo di raccontare questo tuo trapasso anche a quelli più giovani, quindi magari essere un punto di riferimento, un punto di insegnamento. O non lo leggi in questo senso? No, non lo leggo. Sai perché? Perché sennò ci sarebbe un pizzico di presunzione. Anche un po' scontato, forse. No, ci sarebbe veramente un pizzico di presunzione. Io molte volte quando... ho la fortuna di avere dei ragazzi in laboratorio o stare a contatto con dei ragazzi, sono il mio peggio, perché mi diverte. E poi sono una specie di vampiro, no? Vado a prendere tutta la loro giovinezza. Però è vero nella scheda che dice sa essere goliardico, perché tu giochi e ti diverti anche con la tua vita. Sì. Dai. Purtroppo... No, è una cosa sì. Bella questa. Purtroppo sì, però tornando alla domanda, quella di seria, sì. Mi diverte la ruga che mi spunta in viso, mi diverte il colore dei capelli che da nero a grigio ora è molto più bianco e meno nero, mi diverte, che ti posso dire, ricordare un qualcosa e dire, ma te lo dici, quanto? Sono passati tutti questi anni. Mi diverte tantissimo. Bene, bene. Hai dato un significato della vecchiaia bellissimo, complimenti. Se dovessi e potessi cambiare qualcosa, cosa cambieresti del tuo fisico? Del mio fisico? Sono un po' narciso. Ecco. Devo essere sincero. Sono un po' narciso. Beh, il lavoro ti porta a essere un po', Ma figurati. Indirettamente. Ma figurati, Ettore, io... A me fa impazzire chi dice, invece è un importante... Che stai dicendo? Ma dai, tu devi immaginare... Per chi fai il nostro lavoro, ti devi immaginare solo per un attimo. Se scendendo in strada non ci fosse chi che dice, ma io l'hai visto, la conosco, ma io tassi a dire come si chiama, poi devi essere tu a dirglielo, no? E poi tu gli dici, Ettore, ecco, signor Ettore, ecco, bravo, lei lo sa che è una cosa importante. Quindi a questo punto cosa cambieresti del tuo fisico? Cambierei del mio fisico? Forse qualche chilo in meno. La buona forchetta fa piacere nella vita, dai. Sì, fa bene nella vita, però... Però, giustamente, sì. Nei limiti. Sì, nei limiti. Diciamo una cosa, ho cambiato forse anche il mio stile di vita, perché non fumando più... È uno stress non fumare, quindi posso immaginare. Sì, diciamo che è anche normale prendere qualche chilo, però potrei anche evitarlo, però... Su di nuovo magari... Purtroppo viviamo in una realtà dove insomma la cucina è anche importante. Fantastico. Perché ci fa stare bene, no? Insomma la Sicilia, Catania, quindi meglio di così si muore. Va bene, allora adesso Gino tu rimani qui, sì. Perché tra poco ti raggiungerà l'ospite femminile per trascorrere insieme la terza e conclusiva mezz'ora. Sì, invece... ci lasciamo per pochissimi minuti ricordandovi i nostri appuntamenti. Ogni martedì sera in diretta alle 20:30, poi in replica il mercoledì alle 15:30 ed il giovedì nella mattinata intorno alle 10. Sa tutta sempre, a memoria? Sì, sempre su Sesta Rete, sempre con Scusi, lei che prende. Rimanete con noi, tra poco la terza e conclusiva parte della nostra trasmissione. Eccoci rientrati, terza e conclusiva parte, finalmente i nostri ospiti si sono incontrati, si sono rilassati, seduti nel salotto di Scusi lei che prende e Lucy Gullotta. Sbaglio sempre, è vero. Ma perché secondo me Giusy a te starebbe benissimo. Cioè, io Francesca. Ti stai sbagliando, guarda. Che hai visto non è Francesca. Cioè, i nostri ospiti sono in autogestione. Allora, Lucy Gullotta e Gino Astorina insieme per questa parte finale della nostra trasmissione. Voglio sottolineare come al solito la presenza della donna quadro che li guarda, li osserva, ma non può dire niente. La nostra Noemi. Brava. Allora, attenzione perché adesso... Ma riesce per tutto il tempo a rimanere così? Sì, lei... Una cosa che desidero dire agli amici... che ci seguono da casa, anche quando non è inquadrata, anche durante la pubblicità, è così. Sto ferma. Infatti io la donna quadro non la potrei fare. Da impazzire. Non posso stare senza parlare. È vero.
Allora, adesso che cosa succede? In questa mezz'ora faremo delle cose un po' insieme, ci divertiremo e insomma divertiremo spero anche il pubblico. Ma telecamera spenta o accesa? No, no, accesa, accesa. Allora, la prima chiediamo. È una rubrica che si intitola 7 domande, 7 risposte, 7 finestre. In poche parole bisogna salvare qualcosa, no? Fare una scelta, quindi inizieremo. Inizieremo. Però devi già capire questa 7 domande, 7 riesce. Vabbè, ma lui fa una selezione degli ospiti, non che erano i discemoniti. Lui prima fa, lui a secondo del quoziente. Ma è a secondo del quoziente intellettivo. Questo sì. E secondo te io picchi botte dopo 9 anni. Dovuto studiare il primo anno, mi aveva chiamato, però non ho superato è il test d'ingresso. È vero, io l'ho incontrato in libreria, stavo comprando il test. Sì, il libro dei test. Non vabbè. È possibile oggi. Sono in autogestione, noi ci possiamo anche andare. Stasera. Allora, attenzione perché inizieremo con te, Lucy. Ovvio, e quindi che devi... non con lui? No, perché insomma, l'ospite femminile diamo perché sempre per cavalleria. Cavalleria. Allora, devi scegliere chi salvi tra il TGcom 24 e Sky TG 24. Sky TG24. Mm. Così per scelta salve. Editoriale. Lo salvo, lo salvo. Sì, tu lo sai. Salvo, lo salvo. Allora, se la prossima è dubbiosa, eventualmente l'aiuta la signora Yolanda. Sì, sono qui per tra questo. Cristiano Malgioglio e Alfonso Signorini. Vabbè, Cristiano Malgioglio. Salvi Cristiano Malgioglio. Malgioglio. Mm. Possiamo sapere la tua scelta eventualmente? Ma sai che salverei anch'io Malgioglio? No. Perché mi fa molta più simpatia. No. Sì. Cristiano Malgioglio mi fa molta, mi sembra molta più simpatia. Artefatto. Ah, signorini. Sì. Vabbè. Ah. Beh, ci dica cioè, anche Malgioglio Signorini. Però. Signorini è più divertente, più preparato, più allora, gossiparo. È più ruspante. Esatto, Malgioglio. Perché è più ruspante. Sì, è vero, anch'io sono d'accordo. E poi è una, comunque al di là del fatto che sia ruspante, è comunque un artista. Vabbè, questo è anche vero, sì. Questo è anche vero. Questo no. Anche vero. Allora, sì. Devi scegliere tra due belle città, attenzione, chi salvi tra Vienna e Zurigo? Vienna. Vienna. Per la torta Sacher. Esatto. A proposito di dolci, adesso la prossima scelta riguarda proprio due dolci molto buoni, tra il tiramisù classico, quello al caffè, e il tiramisù alle fragole. Tiramisù al caffè. Ma non hai assaggiato quello delle fragole? Ma io sono tradizionalista. Ma guarda, quello delle fragole sempre... ma è micidiale. Ma nella vita bisogna sempre... farsi tentare cose. Tu sei a dieta, non possiamo farti neanche questa domanda. No. Tra la danza del ventre e il tango. Cosa salvi? Cosa salvi, sì. Tra l'altro sono due generi bellissimi. Esatto, due generi due danze bellissimi, completamente sexy, diversi, molto... ognuno con una sensualità diversa. Mm. Ma salvo la danza del ventre. Mm. Castorina? Sta chiedendo. No, io il tango. Il tango. Il tango perché c'è un'espressione, o quantomeno una volta un tanghero mi ha detto quando tu balli la donna la devi portare come se avessi una sfera davanti e questa sfera la devi guidare su determinate cose. L'ho trovato di un sensuale. Pazzesco. La danza del ventre. La danza del ventre perché comunque è espressione di una sensualità. Ma sei sola e poi secondo me è un po' ripetitiva anche. Il tango. Sì, ma ha tutta una sua valenza la danza del ventre. Perché esprima il tango, certo, voi lo guardate da uomo. Fidatevi delle donne, fidatevi. Lucy, una volta che provi il tango, poi non la si... Ok, allora... Siamo in fascia protetta. La prossima, domanda, il prossimo quesito è simpaticissimo. Devi salvare, vediamo, tra Paperinic e qui qua. Paperinic, io so. È bellissimo, Paperinic è meraviglioso. Paperinic per tutta la vita. Mentre invece Gino, così anche per... No, ma anche io, lo sai che mi sto trovando... Siete in sintonia. Ci sono due artiste che purtroppo ormai non sono più vive, quindi ci hanno regalato delle canzoni meravigliose e rimarranno per sempre nella nostra mente. Quindi, sono Whitney Houston ed Amy Winehouse. Chi sceglie? Sul classico, Diamo. Sul classico. Mm. Ma perché... anche più vicino. Perché Amy Winehouse doveva male a pronunciarlo, ma anche Whitney Houston. Whitney Houston è più facile, è più semplice. È più no, Whitney Houston molto la conosco più. Anche di più rispetto Ti appartiene più musicalmente. Più, poi quella la sua canzone. Infatti. Il film Guardia del Corpo. Io sono una romanticona. Che ha fatto, certo. Mamma. Bene, allora a questo punto dopo aver sentito, insomma, le scelte l'opinione dei nostri ospiti, della nostra ospite. Cioè, no, vabbè, qualcosa
cosa. E ho partecipato anch'io. Ha partecipato anche lui. Adesso il nostro Luca Mirko Maugeria ha fatto le stesse domande alla gente comune per strada, quindi sentiamo cosa hanno risposto. Sentiamo un po'. Ciao Ettore, ciao anche a te Yolanda. Siamo qui a Catania in questo splendido scenario e andremo in giro per le strade a intervistare i catanesi e proporremo loro le nostre 7 domande e vediamo un po' cosa preferiscono. TG Com 24 o Sky TG? Sky TG. Sky TG. Sky TG 25. TG Com 24. TG Com 24. Sky TG 25. Sky TG. Sky TG. Sky TG. Sky TG. TG. Sky TG. Cristiano Malgioglio o Alfonso Signorini? Nessuno dei due. In effetti nessuno dei due. Malgioglio. Nessuno dei due. Malgioglio. Alfonso Signorini. Alfonso. Nessuno dei due, si può rispondere? Nessuno dei due. Alfonso Signorini. Cristiano Malgioglio. Alfonso Signorini. No, nessuno dei due. Vienna o Zurigo? Oh, Vienna. Zurigo. Vienna. 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 Zurigo. Vienna. Vienna. Zurigo. Tiramisù classico al caffè o tiramisù alle fragole? Classico. Alle fragole. Al caffè. 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 Al caffè. Alle fragole. Classico. Classico. Al caffè. Caffè. Tiramisù classico. Tiramisù al caffè. Danza del ventre o tango? Danza del ventre. Tango. Devo cambiare risposta, non ho capito. Danza del ventre. Tango. 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 Danza del ventre. Tango. Tango. Danza del ventre. Danza del ventre. Però comunque è fatta da una ragazza. Se è più bello. Paperinic o qui qua qua? Paperinic. Qui qua qua, sono più simpatici. Qui qua qua. Paperinic. Paperinic. Qui qua qua. Qui qua qua. Qui qua qua. Paperinic, lo leggo ancora oggi, quindi. Qui qua qua. Qua qua qua. Qui qua qua. No, non mi piace. Whitney Houston o Amy Winehouse? Whitney Houston. Whitney Houston. Whitney Houston. Amy Winehouse. Whitney Houston. Amy Winehouse. Whitney. Whitney Houston. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Meglio Amy Winehouse. No, meglio un attimo specificare Sky TG 24 e non 25. O Sky 10. O Sky 10. Succede di tutto, no? Scusa, con l'ora legale. Con l'ora legale, giustamente, certo, può giusto. Anche cambiare. Certo. Va bene. Allora, sei pronto? Hai studiato? Hai superato il test di ammissione? Le scelte sono diverse. Le scelte sono diverse. Suggerisce. Allora, no, eppure ho l'impressione che sono fatte apposta per te. Anna Magnani, Bette Davis. Anna Magnani. Per tutta la vita, Anna Magnani, per tutta la vita. Benissimo. Tra un viaggio a Venezia e un viaggio a Parigi. Attenzione perché secondo me tua moglie ti sta ascoltando. Sì, mia moglie mi sta ascoltando, però siamo della stessa lunghezza d'onda. Cioè? Né Venezia né Parigi. Venezia di una tristezza... A suo decido, okay, ma è malinconico. Dice, ma è lassare. A me ne ha. Venezia. Se ti ritiri con il biglietto, Parigi, arrivi lì a Parigi, una volta che vi randina, dice, che faccio? Andiamo a Disneyland, bel viaggio in America. In America. Viaggio in America. Un po' più Parigi, dai. Un po' più Parigi, dai, per rispondere a un po' al tuo monumento internazionale, sì, sì. È l'antenna, è vero, è nata nel... A parte costa un sacco di soldi salire su fino in fondo. Ma a parte il fatto è stato il regalo dell'Expo dell'Ottocento, sì. C'era questa antenna che poi chiamo, costava così tanto che non l'hanno più smontata, dice, ma che fa, la stiamo qua. Ed è, ed è come questa visione, uno dei monumenti internazionali. Ma è come il Tondo Gioieni, il ponte del Tondo Gioieni, questo era cosa sai, tanto bella. Ma lo teniamo. Dice, ma che non si va niente, ma lo teniamo. Bellissimo, non si può più continuare. No. Tra la pizzica pugliese e la tammuriata napoletana, tu che sei anche un cantante, un musicista. Allora, la pizzica... Pugliese. La pizzica pugliese ha anche un non so che di esoterico. La tarantola. Sì, ha un non so che di esoterico, di magico, di particolare. Certo, poi tu senti una tammuriata o assisti ad una tammuriata fatta dallo splendido
Ma come si chiama? Nuova compagnia di canto popolare, no, lui, Bennato. Lui, no, il maggio. Muscotai, va bene, in ogni caso mi piace da impazzire molto di più quella che si fa nel Salento, perché ha un qualcosa di magico, di esoterico. La pizzica è fantastica, anch'io la adoro. Allora attenzione, perché la prossima non ti vogliamo mettere in difficoltà, però secondo me un po' di difficoltà la incontrerai. Sì, tra Zelig e Made in Sud, che sono attualmente le trasmissioni di comici televisivi. Allora, sono quanto mai impopolare. Quanto mai impopolare, chissà chi mi aspetterà sotto appena io dirò questa cosa, ma siccome io sono sincero e dico la verità, sì, il cabaret in televisione procura dei mostri, fa nascere dei mostri, perché il cabaret è diventato quasi un contenitore privo di significato, perché in realtà il cabaret ha una sua dignità, ha una sua dimensione, sì, nasce ed ha dei, diciamo, dei natali nobili. Diventa meno nobile quando noi non sappiamo fare niente. E che sappiamo fare? Quando una barzelletta si veste allora femmina, fa una canzone parodiata, imita una cosa, fa cabaret. No, il cabaret non è l'insieme del non saper fare, ma è specificatamente un'arte nobilissima dove devi spiegare determinate cose, perché devi fare ridere per poi immediatamente dopo fare indignare le persone. È quello il cabaret. E siccome non si riflette né con Zelig né tantomeno con Made in Sud, se non altro salviamo Zelig, perché è una prima fioritura. Gli altri tu sono che copi una cosa di... che è già certo. Allora peggio ancora. Benissimo. Non potrò mai più andare giusta spiegazione in... alla sì, sua scelta. Sì, soprattutto sull'essenza del cabaret, è vero, è giusto. Allora, ci sono due cascate meravigliose che forse sì, magari forse non avrai visto e che forse prossimamente in un prossimo viaggio andrei a visitare. Le cascate del Niagara, sei stato? No. No. E le cascate di Iguazú, che sono famosissime, il famoso ombelico del mondo, dove praticamente si incontrano tre nazioni, Argentina, Uruguay e Brasile, e si forma questo vero e proprio ombelico dove insomma queste cascate creano... Allora sì, mi piacerebbe vedere quello. Iguazú. Sì, sì, sai perché? Perché io ho le uniche cascate che ho visto. Sentiamo la battuta. Il gancio. No, i cascate da scala, no. Non è questa qui, no. No, le uniche cascate che ho visto in vita mia sono le cascate delle Marmore. Ah. Ma ho provato una delusione? Ma sai perché? Sono piccoline. Ma non solo che sta caccia, era tanto. Se mai che cosa? No, il greno, qua il greno. Ma cosa è il rubinetto? Ma perché è successo anche a me? È vero, no. Arriva, ma ci sono qua migliorino, ma non è... No, io so, a un certo orario a risparmiare acqua. Come la risparmiare? Come la cassaforte in banca, sono a tempo, no? Fantastico, non sì, sapevo questa cosa. Allora, tra Domenico Modugno e Claudio Villa, chi salvi? Domenico Modugno. Per tutta la vita? Tutta la vita. Tutta anche la vita? Se, insomma, Claudio Villa no, non era l'ultimo arrivato. No, beh, assolutamente no. Beh, assolutamente no. Però tu poco fa mi hai fatto una domanda. Allora dovevi quasi aspettarti una cosa del genere. Claudio Villa, buonanima, grande ugola, grande cantante, non accettava il fatto di invecchiare. Sì, e non vero, accettava il fatto che dei giovani potessero presentarsi e che il tempo scorresse. Sì. Domenico Modugno non faceva questo. Perché Domenico Modugno anticipava. Attuale. È vero. Anticipava. Era prima degli altri. Un po' prima degli altri. È giusto. Ma voglio sentire anche il tuo parere. Domenico Modugno. Domenico Modugno, benissimo. Ultima domanda. Allora, attenzione, tra matrimonio gay e matrimonio solo etero, cosa salvi? Oh, io salvo l'amore. Salvo l'amore perché, allora, se noi andiamo a definire significa limitare. Ettore, se noi definiamo... Noi ci chiudiamo in una scatola. Ma ci chiudiamo in una scatola. Se noi i confini della nostra intelligenza su Cristo, no. E bisogna che due persone stiano insieme per amore. Che poi siano etero o non etero. Cosa? Interessa poco. È un dettaglio. Ci stai comodo dal suo salotto.
che cosa devo pensare? Se è di pelle, di plastica, oppure se è di stoffa? Se stai comodo, se sto comodo, non mi chiedo neanche di che tipo di stoffa, di cosa c'è qui che fa il... Bene, bene, che risposta, eh? Altro che comico, altro che comico, altro che comico. Ragazzi, vi ho deluso. No, 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 invece ci hai dato un significato giusto, ma non ci hai dato la scelta, però. Però va bene lo stesso, anche perché adesso sentiremo le risposte. Una scelta molto diplomatica, perché a volte schierarsi non è sempre buono. Sentiamo un pochettino cosa hanno risposto gli intervistati di Luca, Mirko, Maugeri. Anna Magnani o Betty Davis? Anna Magnani. Anna Magnani, ma io vedo pochissima TV comunque. Betty Davis. Anna Magnani. Betty Davis. Anna Magnani. Anna Magnani. Betty Davis. Betty Davis. Betty. 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 Betty Davis. Anna Magnani. La prima. Viaggio a Parigi o viaggio a Venezia? Viaggio a Venezia. Impreparatissimo su entrambe le cose. A Parigi. A Parigi. 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 Che Disney. Parigi. Parigi. A Venezia. Parigi. Parigi. Venezia. Parigi. Venezia. Pizzica pugliese o tammuriata napoletana? Tammuriata napoletana. La prima. Pugliese, pizzica. Pizzica pugliese. Tammuriata napoletana. Pizzica pugliese. Pizzica pugliese. pizzica pugliese. No, napoletana. No. La seconda. Pizzica pugliese. La prima. Tammuriata napoletana. La seconda. È piccante, la seconda. Zelig o Made in Sud? Zelig. Zelig. Zelig, dai. Made in Sud. Zelig. Nessuno dei due. Zelig. 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 Made in Sud. Boh, non lo so, la seconda. A me piacciono entrambi. Cascate di Niagara o le cascate di Iguazú? Cascate di Niagara. Cascate di Niagara. Niagara. Cascate di Iguazú. La prima perché la seconda non la conosco. Niagara. 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 Niagara è più lunga, è più alta, come cascata è più grande, quindi quella là è più spettacolare anche. Domenico Modugno o Claudio Villa? Domenico Modugno. Domenico Modugno. Domenico Modugno. Domenico Modugno. Domenico Modugno. 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 Domenico Modugno. Nessuno dei due. Secondo. Claudio Villa. Modugno. Domenico Modugno. 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 Matrimonio gay o matrimonio etero? Etero. Gay. Gay. Etero. 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 Entrambi. Etero. Matrimonio etero. 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 Bene, abbiamo dunque sentito insomma gli intervistati di Luca, Mirko, Maugeri. Bene o male hanno risposto in linea di massima. Io non mi sono neanche allontanato dalle risposte, dai. No, siamo lì. Però siamo sono state un po' più simpatiche. Nessuno ha dato la sua bella risposta sull'amore. D'altra parte, d'altra hanno parte. Fatto tutti una scelta. Ma sono ragazzi, ma sono ragazzi. Ragazzi, è giusto che fanno ragazzi, è giusto che facciano così. Allora, invece adesso che è successo? Adesso parliamo di emozioni. Parliamo di emozioni, perché vi faremo vedere due fotografie. Una ciascuno e voi dovete darci la vostra impressione immediata, il vostro primo pensiero, la vostra prima emozione guardando questa fotografia. Foto okay? Di, l'autore io Luca Mirko Maugeri, sì, è Luca appositamente Mirko Maugeri. Per noi, per scusi lei che prende. Ha fatto proprio delle fotografie specifiche. Scusa, chi comincia? Lui questa? No, 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 sembra no la donna, però sembra non è donna. Giusto. Ma anzi, ma allora è molto più difficile poi fare una domanda, dopo che tu fai una domanda, cioè, la fai intelligente, ma chi c'è? Prepararti. Ma che c'è? Tu la fai intelligente e poi diciamo guarda. Non è giusto, va bene. Allora guardiamoci la foto emozione di Lucy Gullotta, vediamo un pochettino che emozione ti dà subito questa fotografia. Che emozione mi dà? Sì. Non so, mi fa divertire perché il gatto poi è il mio animale preferito. Quindi, ah, visto? Ne ho due a casa. Quindi che la... bella coincidenza, tenerezza. L'aspetto sornione, sì, va bene, no, veramente non è tanto tenero, in questo momento è di mi sembra fastidio. Un po' addormentato, è un po' seccato dalla foto. Benissimo, allora quindi la prima emozione è di... Fastidio. Fastidio, proprio, poverato. Suo, lui. Suo. No? Esatto. E quindi ti dà questo pensiero di
Fastidio. Sì. Bene, tu non hai animali a casa? Come no? Io, cani, gatti, uccellini? Io avevo un cane, ho tuttora un gatto e quando ho visto quel gatto mi è venuto in mente quello che ho in questo momento. Si arrabbia così con quell'immagine? No, mi ha emozionato una cosa, perché ho visto la pupilla di quel gatto e il mio gatto in questo momento, un gatto che ha una bella età, e quindi? Credo 18-19 anni, . E vedi, vedere quelle pupille così che ti vedono ed è tranquillo e sereno, un po' mi emoziona, sai perché? Perché il mio gatto da qualche mese ha perso la vista. E quindi giustamente. E allora si fida solo di noi che siamo a casa e sta utilizzando le vibrisse, che sono quei baffi lì che ha, per capire dov'è. Ma la cosa che mi fa impazzire, ci chiama quando si trova in difficoltà. Ah, addirittura. E allora questo rapporto. Solamente con la voce riesce ora a camminare, a seguire il percorso per casa. Guardiamo adesso la foto emozione di Gina Storina, anche in questo caso. Ti chiedo scusa perché sono entrato nella tua. Meno male, guarda. Bella, questa è bellissima. Radici. Bellissima, radici. Radici. E mi dà il senso del carattere, il senso della famiglia, della fortificazione, delle idee, delle scelte di mettere radici, della solidità familiare. Mi dà veramente questo tipo di emozione. Poi danno anche una certa sensazione doppia quando escono fuori dalla terra, no? Per far notare la forza di una radice che penetra. Ed è ferma. La sua profondità. Io invece restavo alla parte. Io vedevo solo esterna. Una confusione. Esterna. Mi mette confusione questa radice. Vabbè. Poi. Ognuno giustamente da. Visto io primo impatto, cioè mi sembrava un osso umano. Ma basso. Io ho capito che era osso umano. A te davano l'impressione forse anche di, insomma, di. Abbiamo chiarito tutto, Gino. Io vedevo una confusione e non riuscivo a capire allora, cosa fosse. Siamo leggermente in ritardo. Siamo leggermente in ritardo perché, insomma, questa terza parte è stata animata. Ci siamo divertiti tantissimo. Però adesso, siccome la puntata si chiude. Quanto costa la ozza 1? Facciamo una ozza mezz'ora. Siccome c'è l'ultimo giochino. Siccome c'è l'ultimo giochino adesso. Che di solito avete un sacco di tempo, adesso vi chiediamo gentilmente di contenervi nelle risposte. Allora, questo si chiama tema a piacere, perché adesso Lucy farà una domanda a piacere sempre a Gino. Prima. No, facciamo cominciare Gino. Sì, facciamo a Gino. E Gino farà una domanda a piacere a Lucy. Potete spaziare domande spiritose, domande serie, domande hot. Perché vi teniate un attimino nei tempi perché stiamo allora, sforando. Allora, rapidissimamente, qual è la domanda che non ti è stata fatta? Cosa cambierei di me stessa? Quella che ha fatto a te, perché lui è carino, a me non l'ha fatto. Perché tu non hai niente da cambiare. Certo, perfetta. Non hai niente da cambiare, Lucy. Tu non hai niente oppure da cambiare. Oppure anche quella dell'età, vedi che non mi ha fatto, è carino. Ma una donna non si fa mai. Ma tu perché tu sei ancora giovane per ricevere una domanda del genere, Lucy? Poi? No, già l'ha fatta la domanda, già l'ha quindi fatta. Adesso tocca a te. Ah, così te ne sei uscita. Com'è? Allora io te la faccio, siccome io. Esatto, te la faccio. Cioè, quando mi donne devi in Dio. Una cosa che. Vai. No, io ti chiedo, no, perché effettivamente il comico è sempre sorridente, ha sempre questa battuta, però si dice che sia poi una persona malinconica. La tua malinconia qual è? No. Allora, io desidero smontare mentire questa cosa, smentire, visto? I comici non sono malinconici. Ma è perché, ma allora perché si dice questa cosa? Ma perché deve dare un atteggiamento? È come Kirdane che ne esce uno calendato solo, magari quando hanno volato. È una cosa così. Io, e spero di esserlo veramente, sono normale. Quando mi piglia le scie a casa mi diverto. Quando poi sono con gli amici cerco, e questa è una cosa molto importante, cerco di non invadere e di non essere eccessivamente, di mettermi al centro dell'attenzione. Mi piace ascoltare, però essere confuso con la malinconia no. No, questo no. Quindi non sfatiamo questo mito dei comici. Il comico non è malinconico, mai.
No, mai. Quasi mai. Quasi mai. Quasi mai. Che fai? Non arriva una bolletta dalla luce. E allora in quel caso sì. Va bene. Allora, prima di salutare i nostri ospiti, li omaggiamo. Grazie. Allora, questo è un CD musicale dove si racchiudono praticamente tante canzoni degli anni 60, 70, bello, 80, bello. 90 e probabilmente sono canzoni che fanno parte della vostra vita, quindi una colonna sonora che va riascoltata nei momenti più gradevoli della vostra giornata. Mi piace, grazie. Grazie a voi. Grazie. Io vi devo ringraziare perché sono stati un'accoppiata ad hoc. Ad hoc, divertentissimi. Divertentissima, vi siete adeguati al nostro salotto, ai nostri tempi. Tra le altre cose ci conosciamo, condividiamo anche la stessa pagina. Lo so, infatti, quindi mi piacciono anche i commenti del lunedì di Gino, sono straordinari. Allora, io leggo perché è giusto che... Insomma, una volta che sono bravo a leggere, quella che non la fai, ho capito. No, ne approfitto. Vi ringrazio, vi diamo le cose più belle che vi possono succedere nelle prossime settimane, anni, nella vostra vita. Continuate a fare le cose belle che fate perché siete straordinari. Grazie di essere stati con noi. Grazie a voi ragazzi. Grazie. Allora, prima di salutarci io ringrazio nuovamente Anita di Anita Magic Air, via Coronato 96-98 Catania. E io come al solito ringrazio il make-up di Dario Cerfolli, che è la nostra donna quadro che si chiama... Noemi. Perfetto. E ringrazio veramente anche la scenografia di Salvo Campo e il Barandrone, uno dei nostri sponsor partner. Vi diamo appuntamento con la nostra trasmissione alla prossima settimana. Martedì, arrivederci a tutti. 20:30 su Sesta Rete. Arrivederci. Ciao.